vincere Giro e Tu nello stesso anno, il capolavoro che è riuscito solo a giganti come Coppi e pochissimi altri, come Eddy Merckx, che ha detto di averti fatto Pantani per il bene del ciclismo vero, quello che sta in sella da marzo a ottobre. Pantani si afferma come campione mondiale che ruba la scena al calcio e all'automobilismo. Si fermavano gli ospedali e le fabbriche quando c'era la tappa e le famiglie intere si emozionavano davanti alla televisione. Pantani era l'imprevedibile. Un ciclismo così non era mai noioso. Quando vedi uno che sfida tutti e attacca e sfida anche la montagna e anche se stesso, tutti capiscono. I soprannomi per lui si sprecano, Marco scatena la fantasia. Il giornalista Gianni Mura ne inventa almeno una decina. L'uomo proiettile, l'uomo biglia, il pelato prodigioso, la pulce di Cesenatico, il Superman della Iella, da lontano sembra Gandhi in bicicletta, il bambino vecchio, il fossile meraviglioso, Pantadattilo e altri ancora. Parole che riecheggiano la prosa di un grande scrittore francese degli anni 50, Roland Barthes, che definiva il piccolo Charlie Gaulle, uno dei più forti scalatori della storia, l'arcangelo della montagna, il Rimbaud del Tour. E il bambino vecchio va a festeggiare nella sua Cesenatico e dice a un giornalista: quando ho visto piangere uno di Cesenatico, uno di 50 anni che pesa 150 kg, allora ho pensato che avevo fatto un bel numero. E Cesenatico ha un solo colore, il giallo, il romagnolo giallo. Thank you.